Ci troviamo con Gelli, governatore della Contrada Sant'Andrea, della nobile Contrada Sant'Andrea. Buonasera Gelli, una delle due contrade nobili di Fucecchio. Si chiama governatore e non presidente, Gelli, come mai? Da statuto le cariche che compongono il seggio direttivo hanno dei nomi particolari, accezioni diverse rispetto magari anche alle altre contrade. Il presidente da noi è il governatore, il vicepresidente è nominato vicario, poi abbiamo il segretario che è il notario, il tesoriere e poi i tre consiglieri di seggio. Questi sono gli elementi insieme al capitano che compongono il seggio direttivo. Il capitano si chiama capitano? Il capitano è l'unico capitano. Che... Sì, è l'unico che ha il nome così. Sei governatore da quanto tempo? Sono governatore da ottobre del 2015, quindi è recente la nomina. Prima sono stata 4 anni tesoriere e poi vabbè, alle spalle ovviamente ho passato da semplice contradaiolo che è sempre stato detto la contrada. La tua storia da contradaiola però risale a tanto tempo fa o sei abbastanza recente? Io sono contradaiola da sempre per famiglia, diciamo così, però il lavoro in prima linea in contrada è iniziato molto recente, dal 2009, quindi subito dopo la terza vittoria sono stata spronata, ho avuto l'input di darmi da fare in maniera un po' più reale. Perché diventare poi governatore, insomma, c'è la scelta di un popolo, quindi le elezioni ti hanno decretato come capo popolo, direi. Esatto, sì. Da quante famiglie è composta la nobile Contrada Sant'Andrea? Allora, territorialmente il territorio è molto ristretto. Qualche anno fa fu fatta una stima di circa, si aggirano su 400-500 famiglie che abitano il territorio. Il nostro territorio è un territorio difficile, i contradaioli, molti di essi non abitano nel territorio, abitano fuori, con tutte le problematiche del caso anche per coinvolgerli nelle attività di contrada. Però rispondono sempre molto bene al richiamo, perché Sant'Andrea... Ecco, in base proprio a queste due affermazioni, cioè che rispondono molto bene al richiamo, quindi hai un popolo che partecipa molto alle attività di contrada. Sì, mi piace dire che Sant'Andrea è un modo di essere. Se si potesse inserire nella carta d'identità dei contradaioli nei segni particolari ci andrebbe scritto in suese, per far capire il senso di attaccamento che c'è comunque sia nei confronti della contrada, nei confronti del territorio che viviamo, che comunque sia anche non vivendo da vicino, io in prima persona non l'ho vissuto nella sua pienezza, ai tempi in cui c'era Fucecchio in su, però comunque sia da nonni, dai genitori, dai racconti, cioè quelle lastre ci sono stampate addosso tutti quanti. E è un po' l'elemento distintivo anche. Questa forte... Vi sentite proprio i veri abitanti del castello? Esatto, sì. E quindi... Senza nulla togliere no, a nessun altro. Per l'amore di Dio, però insomma c'è quel senso di appartenenza, fa sì che voi vi sentiate chiusi, infatti siete una contrada che non avete nemmeno una rivale. No. Però non amate nemmeno anche varie collaborazioni con altri. No, nel senso noi siamo giocatori solitari, chiamiamoci così, ecco. Poi ben venga tutto quanto, nell'uno e nell'altro caso, insomma, quello è il pari. È una contrada che comunque fa molto, ci organizza tante cose belle. E quali sono, secondo te, le attività di maggior rilievo della Contrada Sant'Andrea durante l'anno? Beh, durante l'anno organizziamo insomma le scene che hanno una cadenza più o meno mensile, poi ci sono diverse feste, il gruppo Eventi Junior che si occupa molto di seguire i nostri bambini, di abituarli a vivere il palio con la mentalità giusta. Organizzano anche loro tante cose, mi stanno molto dietro. Ecco, non voglio togliere niente agli altri gruppi, ma il gruppo Junior per me, forse perché sono partita con la mia vita attiva di contrada proprio per quel gruppo lì,
è un gruppo al quale tengo in modo particolare, perché appunto lavora per far sì che i nostri bimbi, i nostri ragazzi crescano con la mentalità giusta del palio, vivendo e assaporando insieme a noi più grandi ogni piccolo momento che viviamo. Praticamente accompagnate il bambino dall'infanzia, esatto. A vivere comunque la contrada, che è una cosa bellissima, è quella che poi dà l'attaccamento a vita, a quei colori, a quei vestiti. Visto che mi hai parlato di questo gruppo junior, ti chiedo, ma da quanti gruppi, o perlomeno quali sono i gruppi di quale è composta la contrada? Bene, oltre al gruppo junior ci sono il gruppo Adobe, che pensa agli addobbi durante le scene, all'addobbo della piazza, che non è poca cosa addobbare Piazza Vittorio Veneto per renderla ancora più bella di quanto naturalmente sia. Poi c'è il gruppo magazzino, che si occupa di tutte le attrezzature, la cucina, che è il motore della nostra contrada, come credo di un po' tutte quante. Poi di poi avrai il gruppo sfilata, sicuramente, che si occupa della sfilata. Il gruppo costumi, che si occupa della sfilata. I gruppi musici sbandieratori, grandi e piccoli, che anche lì abbiamo due gruppi divisi. Due gruppi divisi. Se ne occupano le stesse persone o sono persone diverse? No, se ne occupano più o meno le stesse persone. Stiamo cercando nel tempo di fare in modo che il gruppo dei piccoli si prolunghi abbia poi un seguito, esatto, passando, diciamo, dai piccoli il passaggio più naturale possibile. E poi manca il gruppo stalla, e poi c'è il gruppo dei gruppi, che è la stalla, che è un gruppo, io la definisco tanto una nicchia chiusa, perché ma è giusto che sia così, ecco, penso fortemente che sia giusto così, perché è giusto che abbiano il loro spazio, i loro segreti, fra virgolette, il loro modo di gestire, che non abbiano le interferenze per poter lavorare in maniera serena e creare veramente il gruppo di cui c'è bisogno poi per andare al parco. Sì, perché infatti quando intervistammo il barbaresco della tua contrada, mi raccontava appunto di questa vita che lui fa, perché lui, insomma, vive, cioè quei giorni lì vive e dorme nella stalla con il cavallo. Esatto, sì. E mi raccontava di questa bellissima iniziativa che avete, che è quella di far incontrare il cavallo con i bambini, credo il sabato, il giorno prima. Esatto, il sabato mattina, prima di andare in fattoria Costanzini per l'iscrizione dei fantini, i bambini, dopo viene organizzata la colazione, subito dopo vengono portati in camulli alla stalla e hanno modo di poter fare una carezza al cavallo, potergli dare da mangiare due carote, anche montargli in sella se il cavallo permette, perché non sempre è possibile. Poi un ulteriore attaccamento al cavallo, certo, che poi certo. Dopo diranno, è un'atmosfera incredibile, anche perché di norma i cavalli di fronte ai bambini hanno sempre una reazione veramente dolcissima. Mi ha parlato della stalla come un gruppo chiuso a se stesso, quindi la domanda che riguarda il tuo coinvolgimento nella parte tecnica, a questa domanda cosa mi puoi rispondere? Cioè, sei partecipe insieme al capitano, insieme al barbaresco, dei movimenti durante il palio, oppure lasci libera scelta a loro di come muoversi? Io lascio libera scelta a loro, hanno carta bianca assolutamente, la mia fiducia si riversa nel lasciargli fare quello che ritengono più opportuno. Il governatore e il capitano vanno a braccetto a livello di ideali e di consapevolezze. Poi però è giusto che ognuno lavori nel proprio ambito e a maggior ragione il capitano nel suo, che ha bisogno veramente di essere. Io gli do soltanto il mio appoggio morale, di più non mi sento né il dovere di farlo né bisogno di farlo. Ma durante l'anno ti viene mai la curiosità di chiedergli, ma capitano, cioè, quale fantino monteremo, oppure dove ci stiamo indirizzando? La curiosità c'è da contradaiolo semplice più che da governatore, però riesco a dosarla bene. Come si prepara la contrada Sant'Andrea al Palio 2017? Beh, siamo partiti con 2 settimane fa con la cena
di comparazione dei 100 giorni al Palio, poi seguiranno altre scene, altri eventi in contrada. La scena dei 50 giorni ormai da qualche anno viene preparata, cucinata, servita, abbellita in ogni suo aspetto dalla stalla, dal suo staff, e quindi cucinano gli uomini. E niente, l'entusiasmo poi dalla scena dei 100 giorni in poi cresce sempre di più, parte un po' di frenesia nelle fasi organizzative, quindi i costumi iniziano a pensare chi si mette che cosa, gli sbandieratori via con le prove, tamburi uguali, insomma, inizia a aumentare il passo. Siamo un Palio relativamente giovane, guardavamo prima, però neanche poi troppo, perché insomma sono già 37 edizioni. E in questi giorni stiamo pubblicando le interviste fatte a un fondatore del Palio che insomma, nonostante si sia cose più si pensava di conoscere più o meno tutte, però vengono fuori anche dei dettagli dei primi anni che sono veramente belli da scoprire e da conoscere. Il Palio ha avuto un'evoluzione dai primi anni ad ora, è cambiato in 100.000 sfaccettature, però voglio chiedere a te, cosa vorresti migliorare o cambiare nel nostro Palio? Beh, come hai detto te, credo che sì, è vero, in 36 anni è ovvio che c'è stata un'evoluzione, altrimenti forse non saremmo ancora qui a parlarne. Credo che però siamo arrivati a un punto in cui per andare avanti bisogna fermarsi, nel senso che secondo me c'è il bisogno di dare delle certezze, di mettere delle basi sempre più solide. C'è bisogno di creare un'identità di questo Palio che forse con la voglia di voler andare avanti un po' è sfuggita, quindi secondo me c'è bisogno di fermarsi un attimino e dire qui c'è da mettere il punto, qui c'è da fare questo, ecco, sempre c'è bisogno di rafforzarlo invece che di creare ancora di nuovo, quindi questo, solo questo, ora c'è da lavorarci, noi presidenti ci riuniamo spesso per fare in modo in maniera che le volontà e i bisogni siano i più comuni possibili a tutte quanti, perché se siamo compatti in questo riusciamo a fare qualcosa, se capiamo che il bisogno primo è il Palio e non ognuno di noi, possiamo costruire veramente tanto, e ci stiamo provando. Abbiamo fatto la conoscenza con il governatore della nobile contrada Sant'Andrea, Bocconcelli, che ringraziamo di essere stata con noi, grazie veramente. Grazie a voi.